Federico Nati, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il libro L'esperienza del cielo, diario di un astrofisico. Ora, è veramente uno stupore. Ogni pagina di questo libro, uno stupore. Grazie. Perché è una cosa straordinaria, e sentire raccontare e leggere di queste avventure nel vero senso della parola, ma non lo dico perché abbiamo Federico Nati in diretta telefonica qui nel posto delle parole, lo dico perché ascoltare di queste cose mi fa sentire molto piccolo, ma mi fa sentire veramente partecipe di un programma straordinario. Federico Nati, grazie di cuore. È nato a Roma, astrofisico sperimentale. Cosa significa essere astrofisico sperimentale, Federico? Significa che facciamo un mestiere molto complicato, perché noi trasformiamo, detta in due parole, la luce che arriva dal cosmo in numeri, in dati su un computer, e per fare questo dobbiamo costruire degli strumenti molto complessi, partecipare a missioni anche relativamente rischiose in zone remote del pianeta, per mettere in funzione dei grandi telescopi, che sono degli strumenti quasi artigianali, perché vengono costruiti da ricercatori, studenti nelle università, nei centri di ricerca, e poi portati, installati il più possibile in alto. Cioè, noi non vogliamo l'atmosfera sopra la nostra testa, perché è una sorta di nebbia che disturba le misure, quindi o andiamo nello spazio o ci attacchiamo a un enorme pallone stratosferico, che è una mongolfiera del diametro della dimensione di un campo di calcio, che porta sopra l'Antartide questi telescopi, queste immense macchine fotografiche che servono a fotografare il cosmo, oppure in montagna, nel deserto di Atacama, che si trova in Cile, a lavorare sopra un vulcano a 5200 metri. E qui veramente a 5200 metri si fanno delle cose straordinarie, perché Federico Nati costruisce e mette in funzione i più avanzati telescopi per misurare veramente quello che diceva poco fa, trasformare tutto in numeri. Però quando si legge nelle svolte di copertina, Federico Nati, che progetti e costruisci è veramente anche una manualità, perché nell'apparato fotografico di questo libro si vede Federico Nati alle prese con che ne so, cacciavite e altre cose. Sì, sì. Beh, assolutamente un mestiere, se vogliamo, terra-terra, nonostante il nome. Ma quello che è sicuramente meno raccontato, che forse volevo anche proprio dire nel libro, oltre proprio all'aspetto manuale, all'aspetto artigianale, come dicevo prima, è anche l'aspetto umano e anche, come dire, il lato negativo della ricerca, perché spesso la ricerca viene raccontata soltanto con il sorriso sulle labbra, no? La grande scoperta, quanto è bello, quanto è affascinante, però c'è tutta una normalità della quotidianità, delle scelte che fanno le persone anche per allontanarsi da casa, dei quasi dolori che uno prova nel vedere vanificato lo sforzo che ha fatto per anni, perché magari è successo un problema tecnico, c'è stato qualcosa che non ha funzionato, abbiamo dovuto rimandare una missione per ragioni varie, eccetera. E questo, unito al fatto che queste missioni vengono realizzate da delle squadre, quindi da persone che interagiscono e che hanno relazioni, che hanno caratteri anche particolari, rende tutto estremamente difficile, non soltanto perché la materia è difficile, ma proprio perché è un'avventura umana. Ecco, questo lato umano, questo lato artigianale, umano, anche di relazioni e di delusioni, di attesa, di noia, ecco, tutto questo secondo me andava raccontato, e ho cercato di farlo nel mio libro nel modo più accurato e onesto possibile. Più accurato e onesto possibile, perché veramente è lo spirito dell'avventura, come diceva bene Federico Nati, non è solamente quello dell'essere arrivati, ma prima di arrivare, ammesso che si arrivi, prima di arrivare in ogni modo c'è fatica, c'è il valore delle esperienze, quindi c'è anche la noia, c'è la solitudine. E poi attenzione, stiamo parlando non nel centro di Milano, nel centro di New York, stiamo parlando di una situazione che, a cominciare dal freddo, a cominciare dal posto dove si mangia, per esempio, però Federico Nati dice: siamo quelli, nella premessa, senza i quali la tecnologia sarebbe stata sviluppata nella storia solo per scopi bellici. Noi invece la creiamo e la usiamo per guardarci il cielo, per prenderci cura della terra, per guarire le persone, per creare conoscenza. Ecco, mi fermo a questo concetto aristotelico, creare conoscenza. Sì, 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 infatti grazie di averlo citato, questo nella premessa.
Io mi riferisco naturalmente in questo caso non soltanto al mio di lavoro, che è quello di astrofisico, ma in generale a chi fa ricerca, in particolare ricerca sperimentale. Volevo dare anche nel libro una profondità sia storica, nel senso che non è nato oggi il metodo che utilizziamo per appunto costruire conoscenza, e volevo fare degli esempi persino nell'antica Grecia o più tardi in Egitto nel terzo o quarto secolo dopo Cristo o più avanti ancora, però diciamo dare una idea di come si è stratificata e come si è costruita questa conoscenza attraverso proprio la storia del pensiero umano, e arrivare fino ai giorni nostri, in cui do anche un, senza diciamo dilungarmi troppo, però dare un'idea di quello che è il metodo scientifico e di quelle che sono le la pratica, la prassi, la maniera con cui si interfacciano per esempio le teorie con le misure, il modo in cui un'affermazione viene come dire rinvigorita, rinforzata da misure o spiegata attraverso delle teorie. Questo spesso sfugge, si ha un'idea un po' come dire vaga, però invece è importante ricordare come si formano gli esperti, come appunto, come dice il titolo, c'è un'esperienza che non è soltanto un termine astratto, ma è proprio un termine molto concreto, fatto proprio appunto, come dicevi tu, di cacciaviti, io direi proprio di fango, no? Cioè di freddo, anche tu, cioè si va in posti remoti, si mettono in funzione delle strumentazioni, si prendono delle misure, si cerca di capire perché le cose non funzionano, eccetera. Tutto questo aggiunge goccia dopo goccia del valore alle affermazioni scientifiche, e che non sono mai certe poi, no? Cioè non è mai dogmatico, non è mai certo definitivo il sapere scientifico, è sempre soggetto a una nuova verifica, è sempre soggetto al dubbio e così via. Tutto questo lo fa diventare allo stesso tempo molto faticoso da costruire, ma anche molto affascinante e soprattutto molto 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 importante. Molto importante e soprattutto, al di là di tutte le cose che si possono dire, molto umano, perché la parola del titolo, esperienza, l'esperienza del cielo, un titolo molto particolare tra l'altro, di certo colui che ha fatto più esperienza è sicuramente Leonardo. Io trovo che la parola esperienza sia una parola molto leonardiana, e c'è un concetto proprio del mestiere di Federico Nati e dei suoi colleghi che vanno in questo deserto. Non immaginiamo il deserto con la sabbia, è un deserto di ghiaccio, un deserto, siamo nel sud più profondo di questa terra, ecco, e poi incominciano il loro lavoro. Ecco, ci sono diversi motivi per i quali si sceglie di andare in Antartide. Federico Nati, qual è il motivo? Il motivo per cui noi siamo andati in Antartide è che vogliamo attaccare questo enorme telescopio, una specie di, immaginiamo un'enorme macchina fotografica, grande, circa 8 metri, pesante 3 tonnellate, a questo enorme pallone stratosferico, un'enorme mongolfiera, la quale una volta staccatasi da terra è preda dei venti, quindi noi non governiamo la sua traiettoria. In Antartide però, così come fa anche al Polo Nord, sia al polo sud che al polo nord, ci sono questi vortici polari di venti che sono abbastanza regolari e quindi consentono al pallone di rimanere in circolo attorno al polo sud. Questo consente appunto di fare un volo piuttosto lungo, e pur non avendo un satellite che orbita attorno al pianeta, come si può fare anche in certi casi, però molto più costosi, molto più lunghi, anche senza avere un satellite abbiamo comunque una sonda che consente di vedere il cielo quasi come se fossimo nello spazio, e quindi di evitare quei disturbi atmosferici di cui parlavo prima. L'Antartide è un deserto, così come è un deserto, il deserto di Atacama, che si trova in Cile, che è a tutt'altre altitudini, ma è comunque estremamente freddo anche quello, e in generale siamo costretti ad andare in questi posti proprio per trovare le condizioni ottimali per osservare il cielo. E sì, l'esperienza è un'esperienza umana, come dicevi tu, e infatti il libro credo che racconti anche il lato umano e umanistico della scienza, cioè quell'aspetto che spesso si dimentica di problemi anche di carattere semplicemente di interazione tra persone. C'è tutta una parte in cui io descrivo il coraggio che ci vuole ad andare in cima a una montagna di 5200 metri, magari soltanto con un compagno o due compagni, con i quali magari non si va d'accordo, si hanno differenze di vedute, si lavora in assenza di ossigeno o in carenza di ossigeno, e quindi
si diventa anche piuttosto irascibili, magari c'è qualcuno che prova anche a trafficare la droga con il paese vicino, cosa che è successa, e quindi bisogna anche mettersi in condizioni di difendere in qualche maniera la sicurezza della squadra. Insomma, ci sono veramente situazioni rocambolesche che non si sospettano, no? Uno immagina la scienza come una sorta di mondo dalla precisione chirurgica, che invece non è, e insomma, diventa anche a volte divertente descriverne gli episodi. Però io vorrei che i nostri ascoltatori vedessero con le parole di Federico Nati, e poi leggeranno il libro L'esperienza del cielo pubblicato dalla nave di Teseo, ecco, vorrei che vedessero esattamente con le parole di Federico Nati Blast. Ecco, Blast è veramente una figura straordinaria per la quale Federico Nati ha dato e dà molto. Beh, allora, Blast è è il principale esperimento che ho raccontato nel libro, non è l'unico, ma è il principale, infatti la copertina lo ritrae. La copertina è abbastanza indecifrabile per chi non è addetto ai lavori, perché sembra un macchinario fantastico, potrebbe essere uscito da un cartone animato giapponese o da un film di fantascienza, però in realtà è proprio un oggetto estremamente terreno, come dicevamo prima. Ed è di fatto, dobbiamo pensare alle funzioni di una macchina fotografica, cioè un oggetto che ha al posto di un obiettivo, come la macchina fotografica, un sistema di specchi, come le parabole che abbiamo soltanto per guardare Skype, è molto molto più grande, e questo specchio raccoglie la radiazione che arriva dal cosmo, che è una luce che ha viaggiato attraverso le profondità dell'universo fino a raggiungere il pianeta Terra, fino a raggiungere il nostro specchio, e questo specchio mette a fuoco questa immagine del cosmo all'interno di quello che nella macchina fotografica sarebbe il corpo macchina, cioè quella parte che teniamo in mano. Ecco, questo nel caso di Blast è una specie di enorme frigorifero che raffredda i sensori vicino allo zero assoluto, che è la temperatura più bassa che si può raggiungere in natura. In questo modo siamo in grado di registrare i segnali debolissimi che arrivano da regioni distantissime nello spazio e quindi anche distantissime nel tempo. Questo è un concetto che, se mi dai 5 secondi, vorrei dire, perché è molto importante, spesso si dimentica, il fatto che avendo la luce una velocità finita, quindi una velocità che non è una trasmissione che non è istantanea, più l'oggetto che osserviamo è distante nello spazio, più lo vediamo come era distante anche nel tempo. Per fare un esempio subito, la luce del sole ci raggiunge in 8 minuti, quindi noi vediamo il sole come era 8 minuti fa. Guardando oggetti sempre più distanti, vediamo come erano sempre più distanti nel tempo. Se vediamo una stella che è distante 4 anni in luce, la vediamo come era 4 anni fa. Così è la possibilità di fare una sorta di radiografia temporale, una archeologia del cosmo, un'archeologia dell'universo che ci racconta come era il nostro universo tempo, e quindi riusciamo a vedere il fatto che l'universo non è sempre stato identico a se stesso, ma ha avuto una sua evoluzione, è cambiata nel tempo, ha avuto una sua storia, avrà probabilmente anche in futuro dei cambiamenti. E quando si parla di spazio, spesse volte si associa giustamente alla parola futuro, perché lo spazio è il futuro. Ma nel libro di Federico Nati, L'esperienza del cielo, diario di un astrofisico, lo spazio è veramente il presente. Assolutamente, è un libro che racconta il passato, che descrive anche, come dici tu, l'evoluzione futura, però si concentra sul presente, e spesso quello che dicevo prima riguardo anche un po' alla semplice quotidianità, no? Quello che anche a un certo punto mi hai chiesto sul fatto del mangiare, dello stare in posti strani. Ecco, tutto questo che io racconto è un'esperienza che però chi la fa vive giorno per giorno, e quindi si confronta con la lontananza, anche non necessariamente andando in posti remoti del pianeta, anche semplicemente, come nel mio caso, io sono andato a lavorare negli Stati Uniti, e quindi c'è tutta la parte che racconta di che cosa significa per un italiano andare a lavorare, a vivere e a confrontarsi con una cultura diversa, molto diversa, vorrei sottolineare, che è quella degli Stati Uniti, che noi immaginiamo spesso in qualche maniera affini, perché in Occidente affine alla nostra cultura, ma in realtà è un paese molto diverso, è un paese con, come sappiamo, le forti contraste, le forti contraddizioni, ma poi viverle queste contraddizioni, vivere queste differenze sulla propria pelle è tutta un'altra cosa, c'è un po' di un'altra età, ma qui
York, intanto andare in una città meno battuta dal turismo come Filadelfia e vivere la quotidianità lì e vedere veramente che cosa significa negli Stati Uniti tutte quelle cose che si raccontano per sentito dire o dai film eccetera, vedere poi toccarle con mano. Quindi questa presenza di... E stiamo perdendo anche la linea, tra l'altro spero di sono no. In treno. Lo so, spero che tra l'altro. Allora mi interrompo. Aspetta, tra l'altro Federico Nati stava parlando del suo soggiorno in America, sono andato a trovare le sottolineature quando lui scrive, eccolo qua, molto diverso l'America, la inizi a capire quando vieni a vivere qui, il tuo cuore è abituato ad amare certe cose, ma devi imparare ad amarne altre, e di cose da amare in questo posto ce ne sono tante. Cosa hai amato di più in America del tuo lavoro, Federico Nati? In che modo Federico Nati, l'America la capisci veramente quando vivi lì? Beh, io penso che dell'America ci siano delle cose molto, molto affascinanti, molto belle, di cui mi sono innamorato, ma anche delle cose che lasciano davvero sbigottiti per quanto sono diverse o anche crudeli. Ecco, queste le parole che mi vengono proprio da utilizzare per certi aspetti molto difficili. Ad esempio, si dice sempre, no, il fatto che in America le scuole e gli ospedali non sono pubblici, non c'è un accesso universale alle cure mediche o all'educazione. Tutto questo ha degli effetti molto importanti sulla vita di tutti i giorni. Federico Nati, è probabile. Eccoci di nuovo qua, il segnale adesso è molto molto forte, meno male. Allora Federico Nati, ma da bambino, ecco, io me lo sono chiesto diverse volte leggendo questo libro, L'esperienza del cielo, il bambino Federico Nati che cosa sognava di diventare da grande? Beh, io penso come molti, come forse tutti, da bambino uno sogna tante cose e poi molte di queste no, le abbandona, però effettivamente c'è stato un momento che forse ho cercato di raccontare anche nel libro, in cui ho subito la fascinazione del cielo, il fatto che guardando le stelle distribuite nello spazio nero ho percepito la tridimensionalità, quindi quasi il fatto che, come in effetti è, la Terra non è che un piccolo sasso su cui viaggiamo, come fosse una barca che attraversa un oceano che in realtà è il cosmo, e questo mi ha fatto molto riflettere, mi ha fatto pensare al fatto che l'universo si può misurare, si può studiare, si può osservare e quindi poi si possono ricavare delle informazioni sia fisiche, scientifiche, ma anche in ultima analisi quasi che riguardano molto l'uomo, che riguardano il destino dell'uomo, che riguardano il significato che abbiamo nel cosmo. Quindi tutte queste sensazioni poi sono diventate un mestiere. Sono diventate un mestiere, la parola mestiere qui è importante perché non dico che riduce a una normalità, ma in effetti il mestiere è una parola molto bella anche quando si parla di strumenti di alta tecnologia, di alta astronomia. In Quarta di copertina c'è scritto: osservare il cielo è come leggere una lettera dal passato. E che cos'è che hai trovato in questa lettera, tra le altre cose? È veramente come leggere una lettera del passato, perché come dicevo prima la luce arriva dal passato, no? Ha viaggiato per centinaia, migliaia, a volte miliardi di anni prima di raggiungere i nostri strumenti, quindi l'immagine che ci restituiscono i nostri strumenti è l'immagine del cosmo come era nel passato, e questo naturalmente rende tutto estremamente affascinante, diventa quasi come chi trova, no, una bottiglia nell'oceano lasciata a galleggiare chissà quanto tempo prima, o che ritrova una lettera infilata in una vecchia libreria che è stata scritta chissà quanto tempo prima e chissà da chi. Quindi davvero questo mestiere ha a che fare anche con la sorpresa mista a nostalgia che il passato ci riconsegna quando una testimonianza arriva nelle nostre mani o ai nostri occhi. Credo che questo aspetto emotivo sia anche alla radice di chi fa questo lavoro e sia anche alla radice di chi subisce il fascino del cielo.
Subire il fascino del cielo fino a studiarlo giorno dopo giorno. Federico Nati ci ha raccontato dell'alta tecnologia dello studio per analizzare il cielo, ma anche della manualità, del mestiere, della difficoltà. E io introdurrei a chiusura di questa conversazione un'altra parola che mi è piaciuta molto, che tra l'altro viene citata proprio a chiusura di questo libro, dove Federico Nati scrive: così come nella collettività della ricerca gli imprevisti si trasformano in scienza, accade anche che le persone nelle loro esistenze individuali imparino ad accogliere gli imprevisti e trasformarli in esperienza. Ecco, e forse in destino, chiude. Ecco, trovo che siano, Federico Nati, delle parole molto importanti, che attraversano la vita di ogni persona, al di là del fatto che uno può fare il panettiere o l'astronauta, non importa. Assolutamente, Ecco, la assolutamente. parola imprevisto, ecco, in che modo noi la possiamo vivere? Beh, io credo che questa frase sia un po' la forse il filo che collega, che inanella un po' tutti i capitoli, a volte in maniera più evidente, a volte meno, ma l'imprevisto è la vita, cioè la vita è imprevista, tutto quello che ci accade è imprevisto. Più o meno imprevisto, cioè non c'è nulla di certo, chiaramente domattina il sole sorgerà e questo è un dato abbastanza consolidato, però tutto quello che ci accade sotto a questo sole o di notte, no, è un po' imprevista. Quindi io penso che il ruolo dell'uomo Il ruolo dell'uomo, e quindi anche qui dobbiamo chiudere la nostra conversazione. Mi spiace davvero per Federico Nati e la nostra conversazione riferita al libro L'esperienza del cielo si chiude qui. Federico Nati, lo ricordo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, leggete questo libro perché è un'esperienza veramente molto bella che ci fa sentire da una parte molto piccoli, ma nello stesso tempo ci fa sentire molto grandi. L'esperienza del cielo, diario di un astrofisico, la nave di Teseo e l'editore.